La manovra approvata mira a riportare il pareggio di bilancio entro il 2013 e a ridurre l'immenso debito dell'Italia pari all'incirca al 120% del prodotto interno lordo, un debito in Europa inferiore solo a quello della Grecia. Tra le misure più discusse la possibilità delle imprese di derogare al contratto e alla legislazione nazionale e licenziare i dipendenti previo accordo con i sindacati più rappresentativi. Previsti tagli alla spesa pubblica grazie ai quali lo Stato dovrebbe incassare più di 39 miliardi di euro, aumenterà di un punto percentuale l'aliquota dell'IVA al 20%, provvedimento che consentirà al governo di introitare più di 4 miliardi di euro. Dalla lotta all'evasione dovrebbero arrivare 3,8 miliardi, fissato al 3% il cosiddetto contributo solidale. Il prelievo, che sarà applicato ai redditi superiori ai 300 mila euro, riguarderà soltanto 34 mila contribuenti. La tassa sulle rendite finanziarie passerà dal 12,5 al 20%, ma non riguarderà i titoli di Stato. L'addizionale per le imprese del settore energetico crescerà di 4 punti percentuali. Viene inoltre anticipato al 2014 l'allineamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato al livello di quelle del settore pubblico. E se comuni e regioni potranno aumentare l'addizionale IRPEF, il promesso taglio delle province non ci sarà, verrà solamente dimezzato il numero dei consiglieri. Per protestare contro la manovra, giovedì a Roma l'associazione dei consumatori scenderanno in piazza in una manifestazione intitolata Tasche vuote.